avere una gran bella Firefest, una bella mattinata, tanti, tanti bambini che hanno veramente colorato e vivacizzato questa mattinata. Io devo ringraziare davvero la Capitaneria di Porto, il Comandante di Porto di Sanremo per aver avuto questa bella iniziativa a cui noi abbiamo aderito e abbiamo condiviso nella fase realizzativa. Un grazie a tutte le scuole elementari di Sanremo che hanno partecipato veramente con tanti lavori molto 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 interessanti. Tutto questo, ci diceva proprio il comandante, sarà comunque oggetto di un'esposizione che si terrà il 10 di luglio a Casinò, quindi tutte le scuole avranno la loro valorizzazione e un riconoscimento anche dello sforzo fatto. L'interesse dell'amministrazione comunale è stato proprio quello di avvicinare ancora di più, se possibile, i nostri bambini al mare. Il mare è un bene di tutti, è un bene comune e dobbiamo essere riconoscenti alla natura per avercelo dato, noi dobbiamo conservarlo e dobbiamo essere riconoscenti anche alla Capitaneria di Porto, perché loro sono davvero i custodi di questo bene, dobbiamo ringraziarli tutti i giorni per il lavoro che fanno, quindi è stato un particolare onore per noi avere partecipato a questa iniziativa. Comandante, un avvicinamento dei bambini alla Guardia Costiera, Sanremo è una città di mare, i bambini devono sapere quello che fa la Guardia Costiera per aiutare i cittadini e i turisti. Devo dire che i bambini lo sanno benissimo, quello che fa la Guardia Costiera, perché si vede da questi elaborati. Quindi, a parte mi raggancio a quello che diceva l'assessore, io lo ringrazio ancora veramente, perché è stata fondamentale la sua partecipazione, senza di lei questa giornata non ci sarebbe stata, lo dico chiaramente. È stata una bellissima iniziativa, ripeto, un'iniziativa che nasce proprio qui a Sanremo per commemorare questo 150° anniversario del corpo, e come dicevo prima il legame tra la Guardia Costiera e l'amministrazione comunale è forte, grazie naturalmente al loro continuo appoggio e al loro continuo sostegno. Ma dicevo che prima che addirittura affonda le sue radici nell'Italia preunitaria, come dicevo prima, infatti prima dell'Unità d'Italia addirittura c'erano già delle organizzazioni che poi sarebbero diventate le cabine di porto, quindi ci tenevamo particolarmente, segno dell'assessore, a fare questa iniziativa anche a Sanremo.